Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Video particolare oggi perché proprio adesso, tra un po', vi mostrerò alcuni filmati in cui potrete vedere degli oggetti muoversi in maniera insolita. Proprio di un filmato in particolare vi voglio parlare prima di mostrarvi video perché ovviamente voglio conoscere i vostri pareri. Noi molto spesso tralasciamo questa parte della nostra realtà. In questo preciso istante io vi sto parlando e probabilmente qualche bambolotto lì su potrebbe muoversi, magari si starà muovendo o qualcos'altro qui nella mia stanza si starà muovendo come anche nelle vostre, quindi girate un po' la testa, guardate con i vostri occhi, guardatevi intorno, potrebbe essere realmente così, ci potrebbe essere uno spirito vicino a me, vicino a voi, che sta cercando di farsi sentire, di farsi vedere, notare, e noi lo stiamo tralasciando. Quindi molto spesso non diamo peso a questo e nei filmati che oggi voglio proporvi vedrete davvero degli oggetti che si muoveranno in maniera insolita. Un filmato in particolare ha impanicato mezzo Brasile, possiamo dire così. In questo filmato vedrete un bambolotto. Questo bambolotto somiglia molto, mi verrebbe da dire, alle classiche bambole reborn. Bambole che vengono create proprio da degli artisti e che somigliano in tutto e per tutto a veri e propri neonati. Sicuramente ne avrete già sentito parlare, tra l'altro negli ultimi anni c'è stato un boom di video riguardanti queste bambole che a me personalmente impressionano, non piacciono, si dice che si tratta comunque di bambole da collezione. Io una bambola così non la comprerei mai perché mi inquieta. Mi inquieta, però alla fine ognuno ha i propri gusti, ognuno può coltivare la propria passione nel modo in cui crede, quindi non mi permetto di dire nulla, però a me queste bambole mettono un'inquietudine addosso già soltanto a vederle in foto, che davvero non comprerei mai una bambola simile, tra l'altro costano anche tanto, più di 300 euro alcune, quindi mamma mia, buttare soldi così. Almeno per quanto mi riguarda, sarebbe soltanto un buttare soldi. Comunque, il bambolotto, non so se realmente è una bambola reborn, ha alcuni tratti che ricordano le bambole reborn, ma quello che ci interessa non è questo. Quello che ci interessa è che il bambolotto, come vedrete tra un po', muove gli occhi, segue in pratica il tipo o la tipa che lo sta filmando e vedrete questa persona con questo telefono che si sposta in varie direzioni e gli occhi del bambolotto lo seguono ovunque. Poi ci saranno anche altri video in cui vedrete proprio bambole muoversi, ma non soltanto bambole. Quindi occhi aperti, mi raccomando, guardate questi video e poi fatemi sapere cosa ne pensate, se sono video reali oppure no. Io ad alcuni video credo, perché soprattutto in America gli americani hanno questa fissa di installare varie telecamere in casa, quindi può essere questo, perché una telecamera che ti documenta ora per ora, minuto per minuto, tutta quanta la giornata, non può essere manomessa in nessun modo, semplicemente ti fa vedere la realtà dei fatti, quello che è realmente accade quando è accesa. E infatti alcuni spezzoni di video saranno proprio ripresi da telecamere installate in casa e soprattutto in America queste telecamere sono molto molto vendute, infatti quasi in ogni casa ci sono queste telecamere. Io avrei paura ad installare una telecamera così perché appunto avrei paura poi di rivedere i video o comunque qualcosa che mi potrebbe in un certo senso impaurire. Voi fatemi sapere se avete mai visto oggetti, peluche, bambolotti nella vostra stanza assumere strani atteggiamenti. Io personalmente no, però potrei fare
fare un video, anche se ho paura, quindi ci devo un po' pensare, per voi probabilmente lo farei, un video in cui posiziono il telefono, perché ci sono delle applicazioni, qualcuno di voi me ne ha già parlato, posiziono il telefono e riprendo magari i miei peluche o comunque le mie bambole e vediamo se qualcuna si muove o se ha, non so, si assume un atteggiamento comunque spaventoso, un atteggiamento curioso. Già vedere un peluche o una bambola muoversi da sola sarebbe spaventoso, perché effettivamente questo ci farebbe capire che c'è una forza vicino che la fa muovere, a meno che non si tratta comunque di quelle bambole che le azioni si muovono, gattonano. Quando è spenta la bambola, chi è che la muove? Chi è che la muoverebbe? Da sola non si muove, quindi effettivamente ci potrebbe essere qualcosa lì. Pensate alle mie parole, guardatevi intorno, si muove qualcosa? Fatemelo sapere giù nei commenti se avete mai avuto un'esperienza simile. Io adesso direi di non perderci in chiacchiere, vi mostro i video, vi saluto anticipatamente, quindi fatemi sapere tutto quello che pensate, tutto quello che volete e soprattutto riguardo a gli spezzoni, ai filmati che vi mostrerò, voglio conoscere la vostra idea. Io vi lascio qui, buona visione, ci vediamo alla prossima!